Ok, così proprio. Oh, questa è una strisciata d'olio però, eh. Oh, cazzo fai? Ma non ho capito, ma siamo venuti a sciare. Aiutiamolo! Come fa ad andare avanti? Ma non so quanto ti convenga, guarda che bollente. Buongiorno ragazzi, oggi mi trovo in un motogiro con 300 tipi di moto diversi, persone che non conosco e non so neanche benissimo in realtà dove stiamo andando. Però so che ci divertiremo perché sì, io vado contro mano. Stanno partendo, oh raga! Ma loro partono, ma noi non siamo pronti. Buonasera. Prendono, partono, vanno. Iniziamo bene. Signore. Ah, muoviti, mamma mia! Luca, datti una sveglia che stiamo in ritardo, dai cazzo! Tra l'altro è anche la prima volta che sto provando il filtro ND. Vedremo che cagata viene fuori o se viene una roba sensata. Questi tipi di giri in moto dove siamo un sacco di persone, bisogna fare attenzione sempre agli altri. Ciao! Ciao Pino! Ciao Pino! Vai, vai! Siamo arrivati praticamente ai piedi della Val di Susa. Mamma, non stare in pensiero per me, è bellissimo qui, mi hanno mandato in Val di Susa. L'unico problema è che ok, così proprio. Madonna, che culo! Che culo! Ma che paurissimo! Doppio rischio perché hai due moto! E fra! Doppio rischio! Comunque hanno fermato quello più in regola di... Sì! Ste zone la domenica, raga, sono troppo pericolose. Ci sono sempre posti di blocco. E venire proprio a fare i suicidi qua. Io ero in sesta a 50 all'ora, zio. Spacchetta lei! Belle queste! Sono mai stato di qua io. Oh, questa è una strisciata d'olio però, eh. Attenzione. Questo cosa fa? Oh, c***o! Cazzo fai? Speriamo che non svalichiamo in Francia. Io ho due veicoli che non sono per niente adatti per andare in Francia. Ciao, ciao Pino, ciao Pino. Penso a un mondo senza macchine sui passi. Che bello sarebbe. Superamento, ma non lo fa. Saggia mossa, amico mio. Tornante con la R1 e pala e si va così. Sto dicendo che questo qua è il mio primo grande giro in gruppo del 2024. Che bello. Wow. Fra, siamo sull'Everest. Io voglio sdraiarmi uno di quei pra... No, mi dissocio. Bruttissimo da dire così. Ciao Pino. Belle le case in legno. Avrei sempre voluto una casetta in legno in montagna. Fra, dobbiamo arrivare lassù. E quello là. Bello. Oh, le catene. Ciao Pino. Si sta da Dio, raga, si sta da Dio. Quanti gradi ci sono? La Madonna. Ma non ho capito, ma siamo venuti a sciare. Io voglio andarci lì con l'R1, eh. Ma dove stiamo andando? Ma dove? Dove vai? Che c***o? Ma dove va? Ma dove vai? Ma sei a posto? Ma questo mica è tanto normale. E adesso? Zio, tu sei un c***o! Aiutiamolo! Fai un burnout! Aspetta zio, aspetta, faccio una storia! Burnout sulla neve! Ecco così che li staccano. Ma guarda che raga, cioè, come fa ad andare avanti? Oh! Fra!
piano, ora devi andare di qua. Piano piano. Vai. Oh, piano zio. Oh, oh piano. Fra. Volevo la foto nella neve. What? Ah, pranzetto fatto, poi si torna giù a valle. Però io sento che l'asfalto è perfetto, cioè tiene veramente tanto. Quindi quella è la cosa più importante, anche se non ti dà confidenza l'asfalto, cioè finiscono i giochi. Tappino! Belli i dossi in curva comunque, molto belli. Aia. Che cazzo è successo? No, adesso mi dovete spiegare cosa cazzo è successo. Ma mi spiegate come cavolo è possibile fare una strada del genere? Un po' così, un po' cosà. Cosa provi quando guidi una moto? Avrei paura di guidare una moto del genere. Io che nel casco canto pa 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 pe pe po po ra pa pa pa. Praticamente abbiamo voglia di gelato, ci stiamo facendo portare dai ragazzini che ho incontrato per strada. La bacalafa! Guarda, guarda, guarda! Oh, oh, oh. Gelatino preso e adesso non so cosa facciamo sinceramente. Io sono stanco, caldo, devo fare benzina, altri 25 euro partono. Passare col rosso che ti prendi la multa. Ciao. Un po' di bacca. Raga, io, cioè, io non ho parole. Io mi becco sempre l'unico casello che non funziona. Ma non so quanto ti convenga. Guarda che bollente. Che dobbiamo fare? Andiamo indietro, va bene. Ragazzi, è la fine di mio mito. Morto con 200 gradi. Oh, è un casello. Sono sempre i peggiori, quelli che se ne vanno. Abbiamo perso il nostro punto di riferimento verso il basso.